Ci sarebbe in atto una squallida compravendita nella zona industriale di San Nicola di Melfi, dove i giovani in cerca di lavoro subirebbero ricatti per ottenere le assunzioni. La denuncia, clamorosa, è del vescovo Gianfranco Todisco. Vorrei specificare, si tratta dell'indotto dell'FCA, che è un'altra cosa, perché nessuno è venuto a dirmi che per entrare alla Fiat, ma poiché ci sono tante altre aziende che lavorano per la FCA, e allora questi giovani hanno avuto il coraggio di parlarne, però io sto cercando di convincerli a parlarne direttamente con la magistratura, o meglio in questo caso il commissario di pubblica sicurezza, perché altrimenti faremo un buco nell'acqua. È necessario che trovino il coraggio per poter estirpare questo cancro che sta dando una cattiva immagine non soltanto del sindacato, ma anche della nostra regione, perché è una regione bella, ha tanti problemi. Però sono queste cose che offuscano tutto il bene che noi riusciamo a fare qui in Basilicata. Il vescovo è arrivato a denunciare questo presunto subdolo mercato dopo aver ascoltato i suoi parroci. Se ne parlava da tempo e poiché anche i nostri sacerdoti sono al corrente, io mi sono confrontato con uno dei sacerdoti che sta in mezzo ai giovani e allora ho detto questa è l'occasione anche per far sapere qual è il rovescio della medaglia, altrimenti noi continuiamo a subire angherie e naturalmente in cambio di un posto di lavoro, perché è la cosa più importante che non soltanto un giovane ma una persona possa desiderare, si è capace anche di vendere la propria coscienza.